Domenica, 15 anni non sono molti, ma sono sufficienti per diventare leader in un segmento dei più gettonati del campo automobilistico, ossia quello dei SUV. È il caso della BMW che con la X5 è arrivata alla terza generazione e presenta molte novità. L'ha provata per noi Alfredo Cardone. Nel 99 si presentava così il primo grande SUV di BMW, la lettera X ad indicare la trazione integrale e il numero 5, la base di partenza. Qualche anno più tardi il primo rinnovamento sostanzioso, oggi invece la sua naturale evoluzione. Il design è più muscoloso con nuove soluzioni adottate per il frontale e nuova scelta di materiali come gli acciai ad alta resistenza e i pannelli termoplastici per alleggerirla di quasi 100 kg. E si arricchisce anche l'offerta dei propulsori con l'introduzione di un 4 cilindri diesel Twin Power Turbo da 218 cavalli, disponibile anche a trazione posteriore. Quando però la strada cambia, quando in sostanza l'asfalto cede il passo a neve e ghiaccio come in questo caso, allora è meglio abbandonare la trazione posteriore e affidarsi alla tecnologia X-Drive di BMW. Grazie al sistema di trazione integrale permanente, la coppia è ripartita tra asse anteriore e posteriore in maniera variabile a seconda delle condizioni di guida ed è soprattutto in questi impegnativi tornanti, dove ghiaccio, neve e fango ricoprono il manto stradale, che l'X-Drive dà il meglio di sé, riuscendo a gestire il ripartitore di coppia e garantendo di conseguenza la stabilità del veicolo. Il resto lo fanno le evolute sospensioni posteriori autolivellanti che equipaggiano il nuovo modello. Per migliorare la posizione di guida la seduta è stata rialzata, mentre la plancia è posizionata un po' più in basso, senza però pregiudicare l'ergonomia dei comandi. Si aggiorna inoltre il sistema di infotainment Connected Drive, dotato di una SIM card di bordo, che consente l'accesso a numerosi servizi di mobilità, oltre a quelli su base internet. In tre allestimenti, la BMW X5 è in listino a partire da 55.000 euro. Non è una 4x4, cioè non ha la trazione integrale, ma riesce a cavarsela bene ed è agile anche su terreni non asfaltati ed ha un buono spazio per la famiglia. È la Fiat 500L in versione trekking. L'ha provata Matteo Morichini. L'evoluzione naturale della monovolume compatta, secondo Fiat, aggiunge la parola trekking al termine della sigla 500L. Per un modello dai piccoli richiami off-road con l'abitabilità, lo spazio e la funzionalità di sempre. La 500L Trekking ha l'assetto rialzato, scudi di protezione, paraurti specifici, ma non è mossa da quattro ruote motrici, quanto da una trazione anteriore intelligente, abbinata alla collaudata tecnologia Traction Plus. Una tecnologia studiata per aumentare la motricità nei percorsi a bassa aderenza e che attraverso il controllo di stabilità simula il comportamento di un differenziale autobloccante fino ai 30 km/h di velocità. Il sistema Traction Plus, unito agli pneumatici di serie M+S Snowflake, consente di affrontare neve, fango e sterrati con maggiore facilità e minori preoccupazioni. La praticità è quella della 500L originale, perché anche la Trekking ha 5 porte, 5 posti veri, volumi di carico modulabili, un'ottima visibilità ed un abitacolo comodo, contemporaneo e completo di tutte le multimedialità integrate. A livello dinamico, invece, l'assetto rialzato si traduce in un maggiore rollio nei percorsi misti e nei cambi di direzione. Della Trekking piace la guida facile e rilassante, lo sterzo leggero nei contesti urbani e l'andatura stabile e confortevole in autostrada. I listini partono da 19.650 euro per arrivare ai 22.950 euro della 500L Trekking con motore diesel multijet da 1.6 litri e 105 cavalli, l'auto utilizzata per questa prova, con la quale è possibile coprire 100 km con circa 5 litri di gasolio. A patto però di seguire i consigli del sistema EcoDrive forniti in tempo reale dal display, dove il bollino verde indica che state guidando in modo ecologico, mentre il rosso e relative sfumature invitano ad una maggiore delicatezza in frenata, accelerazione e nei cambi di marcia. La 500L Trekking sottolinea il suo spirito da piccolo fuoristrada anche attraverso pulsanti e manopole, grandi abbastanza per essere utilizzate anche indossando i guanti. E la novità nel reparto sicurezza attiva è il City Brake Control, un sistema che fino ai 30 orari, in caso il conducente non intervenga direttamente, può evitare completamente l'urto o mitigarne le conseguenze.
E in tempo di vacanze consigli per chi viaggia, facciamo il punto sugli pneumatici che sono importanti, rappresentano quello che un po' che per noi sono le scarpe, sono il punto di contatto tra la vettura e la strada, ecco perché bisogna tenerli sempre sotto controllo. Da dove viene? Dove ha preso l'autostrada? A Colleferro. A Colleferro. Va bene, le gomme sono normali? Ha qualche dispositivo per la neve? La gomma sembra un po' più sgonfia. Controlli della polizia come consuetudine sulle strade, ma d'inverno ed obbligo un'attenzione in più ai pneumatici. Sono infatti l'elemento di contatto tra l'auto e la strada, la loro aderenza è basilare per la stabilità della macchina. D'inverno poi, quando il manto stradale cambia per temperature che si abbassano, pioggia, a volte ghiaccio, importantissimo siano in regola per la propria sicurezza. Dunque rispettare le ordinanze che prevedono l'obbligo di utilizzare gomme invernali o di avere catene a bordo. Ma oltre all'obbligo previsto dal codice della strada e che, se disatteso, prevede sanzioni pecuniarie che vanno da 84 a 335 euro, un equipaggiamento invernale è la soluzione ottimale per circolare in sicurezza e con tranquillità in autunno e inverno. Per quanto riguarda le gomme, il battistrada è in ottime condizioni, è importantissimo anche in città. A volte si devono fare delle frenate in emergenza anche a 50 km all'ora, il limite prescritto in città. E se un'autovettura non risponde, questo spesso vuol dire la differenza fra la vita e la morte di un pedone, di un ciclista. Molte persone hanno ancora un'idea confusa o non riconoscono i diversi tipi di pneumatici. Allora vediamo meglio quali sono le caratteristiche e l'utilizzo dei diversi tipi di gomme. Abbiamo una gomma invernale, che poi sono anche quelle da neve, una estiva e una per le quattro stagioni. Come fa a riconoscerle un utente normale, diciamo che non è così tecnico? Allora, la gomma invernale viene riconosciuta dal fiocco di neve e dalla sigla M+S. Il pneumatico estivo non ha nessuna sigla perché è semplicemente estivo e la gomma è quattro stagioni, è identificata sempre dal fiocco di neve, l'M+S, e ha le tre stagioni raffigurate, quindi sole, ombrello e fiocco di neve. C'è poi lo spessore del battistrada del pneumatico, che cambia da gomma a gomma. In genere quello degli invernali è più alto e misura circa 9 mm, ma quando si usura non deve scendere mai sotto i 3,5 mm e 1,5 mm quello delle gomme estive. Quanto si spende per un treno di gomme? Mediamente, perché dipende dalla macchina. Certo, dipende anche dalla misura. Diciamo che mediamente la gomma invernale ha un costo del 20% in più rispetto all'estiva. Quindi quanto? Ma diciamo una gomma da 100 euro, come potrebbe essere la 205-55-16, siamo a 120 euro con l'invernale. Le moto invece non hanno tutti i sistemi di cui sono dotate le vetture, per esempio non hanno i pneumatici da neve, però ci sono degli accorgimenti che si possono adottare per viaggiare in sicurezza. Sentiamo Roberto Ungaro. Regola numero 1, nevica, statevene a casa. Perché in moto si cade, non si rimane comunque protetti da una cintura, dall'airbag o da quello scafandro chiamato abitacolo. Questo perché nelle moto non ci sono le gomme termiche. Ci sono per gli scooter, ma per le moto ancora no. E attenzione, avete un enduro stradale? Non pensiate che montando una gomma più aggressiva, tassellata, le cose si risolvano. Questo perché lei non è una gomma termica. Anche se ha l'omologazione M+S, cioè fango e neve, non è una gomma termica. La gomma termica è fatta con polimeri, cioè con compositi particolari, che lavorano molto bene alle basse temperature sotto i 6-7 gradi. E quindi anche senza neve basta il freddo, il gelo, l'acqua. E poi hanno le lamelle. Questo vuol dire essere come una ventosa. Passiamo alla guida ora. L'elettronica c'è, è arrivata anche sulle due ruote, così come l'ABS, ma non può fare miracoli. La mappatura Rain generalmente riduce la potenza massima e rende l'erogazione morbida, togliendole aggressività. Di pari passo, attua il controllo di trazione più invasivo, e questo vuol dire limitare al minimo le perdite di aderenza, aumentando la rilassatezza alla guida. L'avrete vista un sacco di volte, ma per gli scooter. È il coprigambe più comunemente chiamato coperta. Bene, sappiate che c'è anche per la moto. Vi sembrerà di sellare il vostro cavallo. L'importante è montarla bene la prima volta, seguire la lettera e le istruzioni. Così facendo non vi darà fastidio, avrete le gambe protette e la toglierete solo con l'arrivo della primavera. Attenzione sempre a leggere la strada. Dove l'asfalto è più scuro, di solito d'inverno l'aderenza è minore. D'inverno bisogna guidare puliti, rotondi, morbidi. Immaginate quasi di andare sul bagnato. Bisogna evitare frenate brusche, sterzate improvvise, cambi di traiettoria spigolosi e colpi di gas troppo decisi. Parliamo di voi ora, di chi guida la moto. In inverno arrivano il freddo e il buio, ma si possono entrambi combattere.
Partiamo dal freddo. Esiste un abbigliamento intimo dedicato, specifico da mettere a contatto con la pelle, che ha del miracoloso, non solo perché ripara dall'aria, ma per le sue fibre particolari, perché consentono di non rimanere con l'effetto bagnato addosso se sudate. È tipico, per esempio, fermarsi pochi minuti, entrare in un negozio, si passa da 0 gradi magari a più 20. Bene, con questo si riparte senza disagio. Parlando di buio, invece, guardate qua. Questo mondo si chiama alta visibilità. In moto si va con l'abbigliamento tecnico e il Made in Italy numero uno al mondo sa cosa ci vuole. In questo caso farsi vedere. Insomma, avete capito, se nevica state a casa. Eppure in inverno in moto si può andare, ci vuole solo una guida consapevole. Gas, ma con la testa. Siamo in chiusura, buon Natale a tutti voi, grazie per averci seguito, vi aspettiamo domenica prossima alle 13.30 dopo il TG2, per chi ci volesse scrivere il nostro indirizzo di posta elettronica è tg2motori@rai.it. Arrivederci.